Ladies and gentlemen, good morning. Signore e signori, buongiorno. My name is Florence Joffe Chegen. I am the nurse responsible of operating theater of Neema Hospital, Nairobi. Mi chiamo Florence Joffe Chegen e sono l'infermiera responsabile della sala operatoria del Neema Hospital a Nairobi. Today I'll talk about the challenges of women in Africa. Oggi vi parlerò delle sfide delle donne in Africa. I've been working since 1994 with Italian surgeons in Kenya. Ho lavorato dal 1994 con chirurghi italiani in Kenya. I've learned some Italian words, but not enough to talk in Italian today, and I apologize for this. Ho imparato molte parole in italiano, ma non abbastanza per parlare in italiano qui oggi, quindi mi scuso per questo. I thank World Friends for the invitation to this conference. It's my first time in Europe and I feel honored. Ringrazio World Friends per l'invito a questa conferenza, è la mia prima volta in Europa e mi sento molto onorata. It is a great opportunity for me to talk about the condition of women in Africa. In this moment, I feel I am representing all the African women, those who would like to talk about their problems, but they cannot. In many cases, they do not have the right to talk. È una grande opportunità per me poter parlare delle condizioni delle donne in Africa. In questo momento mi sento di rappresentare tutte le donne africane, quelle che vorrebbero parlare dei loro problemi ma non possono e in molti casi non hanno il diritto di parlare. In the traditional context, the girl child has low status compared to the boy child. Nel contesto tradizionale le bambine hanno uno stato inferiore rispetto ai maschi. Disparity starts at birth with different values attached to the two. The socialization processes treat the boys and girls differently, often imparting different personal values, skills, expectations and aspirations. La disparità incomincia alla nascita, quando diversi valori gli sono attribuiti. Il processo poi di socializzazione tratta i maschi e le femmine in modo differente, impartendo loro diversi valori personali, diverse abilità, diverse aspettative ed aspirazioni. Division of labor is enforced from a very early age, and skills are taught to prepare the two for different roles as adults. La divisione del lavoro è impressa sin da un'età molto precoce. Le abilità capacità vengono insegnate per preparare maschi e femmine a diversi ruoli nell'età adulta. In the cultural context, female children are regarded as inferior, are not allowed opportunities for high achievements in leadership, have no control of productive resources, are discriminated and integrated from the mainstream of decision making, and suffer in spirits that start at birth and continue to adulthood. Nel contesto culturale, le bambine sono considerate come inferiori, non gli sono permesse opportunità per raggiungere alti traguardi nelle leadership, non hanno controllo delle risorse produttive, sono discriminate, segregate dal processo di decision making e soffrono della disparità che comincia dalla nascita e continua sino nell'età adulta. The value of a woman is decided by the family in terms of cows, goats and camels used to pay for her dowry. Il valore di una donna è deciso dalla famiglia in termini di capre, mucche e cammelli che sono usati per pagare la loro dote. The woman has no say, cannot make any decision, especially among the Kikuyu, Luo community. Division of labor is enforced from very early age and skills taught differently. Le donne non hanno parola, non possono prendere nessuna decisione, specialmente tra le comunità dei Kikuyu e dei Luo. Le divisioni del lavoro sono marcate sin da un'età molto precoce e le abilità sono insegnate in modo diverso. She cannot own property. She is considered as one of her husband's property. Non può possedere nulla, lei è considerata come una proprietà del marito.
Best meat is given to the man, and the woman is given intestines, feet from the slaughtered animal. La carne migliore viene data all'uomo e alla donna sono lasciati l'intestino e i piedi degli animali. Woman has no walk. Women have to walk some meters behind men, often carrying heavy luggage and children on their backs. This is common among the Kikuyu and the Maasai communities. Le donne devono camminare alcuni metri dietro agli uomini, spesso portando bagagli molto pesanti e i bambini sulle loro schiene. Questo è molto comune tra i Kikuyu e i Maasai. She is exploited as reproductive machine by the husband and can deliver up to 10 children. È sfruttata dal marito come una macchina da riproduzione e può partorire fino a 10 bambini. Still in many regions, girls are circumcised. Let me say better, genital mutilation. They do not have right to normal sexual life. They have serious complications during pregnancy and labor. The woman in the slums, for example, Kikuyu, Akamba people, come to a hospital with VVF, this is vaginal fistula, and their babies suffer cerebral palsy and other deformities due to birth complications. Ancora in molte regioni le ragazze sono circoncise, parliamo di mutilazioni genitali femminili, non hanno il diritto di avere una vita sessuale normale. Loro hanno gravi complicazioni durante la gravidanza ed il parto. Le donne delle baraccopoli vengono al nostro ospitale con fistole vescico-vaginali e i loro bambini soffrono di paralisi cerebrale e altre malformazioni dovute alle complicazioni del parto. Environment. Most of the women are single mothers with 5 to 6 children, especially those in the slums of Korowocho, Mathare, Huruma, Babadogo, and Soweto, which are found near and around Neema Hospital. La maggior parte delle donne sono madri single, con 5 o 6 bambini, specialmente quelle nelle baraccopoli di Korogocho, Mathare, Huruma, Babadogo e Soweto, che si trovano vicino ed attorno al Neema Hospital. The job depends on washing clothes for others to get a few shillings of money for survival. Ambiente ostile, le donne non hanno lavoro, lavano i vestiti di altri per guadagnare pochi soldi necessari per la sopravvivenza. Women are abandoned, divorced by their sponsor, and in 50% of the households, she is the only breadwinner. In many cases, they are victims of domestic violence. Le donne vengono abbandonate, i loro mariti divorziano da loro e in molti casi sono vittime di violenza domestica. Many girls become prostitutes, strip children, and become addicted with the drugs at early age. Molte ragazze diventano prostitute, ragazze di strada, e abusano di droga da un'età molto precoce. When the children are bad in behavior, the mother is blamed. Quando i bambini si comportano male, vengono incolpate le madri. The mothers have no information sources like radio or television. Le madri non hanno nessuna fonte di informazioni come la radio o la televisione. Education is the key to better living, but it is lacking in these women. L'educazione è la chiave per una vita migliore, ma è molto carente fra queste donne. In primary education, the enrollment of girls is almost at par, 50% boys compared to 49% girls. Nell'educazione primaria la percentuale di femmine maschi è più o meno simile, 51% dei maschi e 49% delle femmine. As the education ladder goes up, the disparities features prominently. Secondary school enrollment for boys in Form 4 is 60% compared to 40% for girls. Ma come il livello di educazione sale, le disparità si fanno evidenti. Nella scuola secondaria i maschi sono il 60% rispetto al 40% delle femmine. At university level, the enrollment for girls is 28.5%. All'università la percentuale delle femmine è 28.5%. For historical reasons, there are more secondary, technical and higher learning institutions for boys than for girls.
Per ragioni storiche c'è più istruzione secondaria, tecnica ad alti livelli per i maschi che per le ragazze. Attitudes of parents, teachers and the public towards female education influence girls' choice, aspirations and achievements. L'approccio dei genitori, insegnanti e il pubblico nei confronti dell'educazione femminile influenza le scelte delle ragazze, le loro aspirazioni, i loro traguardi. Lack of education brings about poverty. La carenza di educazione porta alla povertà. They lack exposure. They are in a world of their own. They drop out of school at early age, study fall. This is attributed to early pregnancy and early marriage at age of 15 years. Loro sono nel mondo da sole, abbandonano la scuola molto presto, intorno ai 12 anni, e questo è dovuto a gravidanze precoci, matrimoni precoci, intorno ai 15 anni. Society. The community has appointed some jobs for women. For example, women can only be teachers, nurses, etc. But big jobs like engineers, pilots, lawyers are jobs set for men. La comunità ha riservato alcuni lavori per le donne. Le donne possono essere maestre, infermiere, ma i grossi lavori come ingegneri, piloti, avvocati sono solo per uomini. Promotions are meant for men. These women are not promoted despite equal qualifications with men. Promozioni non sono pensate per gli, sono pensate solo per gli uomini, nonostante la stessa qualifica. Violence and accidents. These bring about despair in life, lack of focus, leading to depression, get involved in drugs, alcoholism, robbers, and even suicidal tendencies. Questa disparità nella vita porta alla depressione, all'abuso di droga, all'alcolismo, a rubare e addirittura a tendenze suicide. When the woman is depressed, she is at risk of being raped, thus putting her at risk of being infected with STDs and HIV/AIDS. Le donne sono a rischio di essere stuprate, questo le mette a rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, come per esempio l'HIV. Health. The African woman neglects her health. A diagnosis is not made early due to lack of finance and knowledge. Alle donne africane è negata la salute. Le diagnosi sono fatte in ritardo dovute alla mancanza di finanze e di conoscenze. The African woman does not take care of herself first, but for her children. Le donne africane non si curano di se stesse, ma per primo dei loro bambini. To empower the woman. Empower the woman economically so that they can become independent. Per rendere più potenti le donne bisogna dar loro il potere economico così possono diventare indipendenti. Give them quality education so that they can qualify and pursue professional courses like law, engineering, medicine, etc. Dar loro un'educazione di qualità, così loro possono laurearsi e frequentare corsi professionali come per esempio in legge, ingegneria, medicina. Give health education for life to the woman, the women groups. Dare educazione alla salute per gruppi di donne. Develop health skills which can help women in cancer prevention, for example free breast clinics, pap smears. Dare loro abilità nel campo della salute che possono aiutarla a prevenire il cancro, per esempio cliniche del seno gratuite, pap test. Take health services to the people in the villages and slums. Portare servizi sanitari alle persone dei villaggi e delle baraccopoli. Take free educational sessions of cinemas, videos to the people. Promuovere sessioni educative sulla salute nei cinema, proporre video alle persone. Call for health education meetings in the villages or slums. Fare meeting di educazione alla salute nei villaggi e nelle baraccopoli. Offer free medical camps. Offrire campi medici gratuiti. Lastly, we appreciate the Kenyan women who have achieved great heights internationally. We acknowledge late Professor Wangari Maathai, who was the first African woman to be awarded the Nobel Prize Award.
Infine apprezziamo le donne keniane che hanno raggiunto grandi obiettivi a livello internazionale. Ricordiamo la professoressa Wangari Maathai, che è stata la prima donna africana a ricevere il Nobel per la pace. She was publicly humiliated by government men, but still had the strength and will to continue with the fight for human rights, democracy and environmental conservation. È stata umiliata pubblicamente dal governo maschile, ma ancora ha avuto la forza di continuare la battaglia per i diritti umani, la democrazia e la conservazione dell'ambiente. If a girl child is supported, educated, financed, she can eradicate poverty. She may achieve great heights. Se le bambine sono supportate con l'educazione, economicamente, per sradicare la povertà, loro possono raggiungere grandi traguardi. Health is a fundamental human right. La salute è un diritto umano fondamentale. Thank you.